Bentornati ragazzi, siamo nuovamente qui su Hotel Dusk ed avevamo appena recuperato nello scorso gameplay il secondo oggetto della nostra lista. C'era suonato il cerca persone e dovevamo andare a chiamare Rachel. Quindi torniamo nella nostra stanza e appunto chiamiamo Rachel. Bene, bene, bene. Appena possibile devo andare a lasciare il piede di porco. Sì. Devo chiamare Rachel. Chissà quanti soldi di telefono spenderà l'hotel per... Right. Buonasera, Red Crown, posso aiutarla? Sono io, mi cercavi? Sì. Per quale motivo? Ti passo Ed. Pronto? Dai, ascoltami bene. Lì all'Hotel Dusk lavora un certo Luis De Nonno. Luis? Sì, è il facchino. Non mi aspettavo di ritrovare con una vecchia conoscenza. Mi ha detto che ha lasciato Manhattan 3 anni fa per venire qui. Lo conoscevi già? Sì, era un ladro, un colo che bazzicava le metropolitane di Manhattan. L'ho beccato un sacco di volte quando ero detective. Perché me lo chiedi? Oggi ho visto un mio amico dalla polizia di Los Angeles. È capo di una squadra che sta indagando sulla Nile. Stai scherzando? Hai degli amici che indagano sulla Nile? Sì, qualcuno. Mentre stavamo parlando è saltato fuori il nome Hotel Dusk, quello di uno che lavora lì, Luis De Nonno appunto. Ho saputo che la Nile lo sta cercando, ma è impossibile, la Nile non ha tempo da perdere con uno come Luis, è solo un tempistello. Ascolta, 3 anni fa in un magazzino di Manhattan la polizia recuperò un cadavere, era di un uomo di nome Danny, uno dei membri della Nile. Il caso è stato chiuso come una faida tra membri della stessa banda. Nessuna indagine seria, nessun colpevole. Tutto è stato accantonato così. Cosa c'entra questo con Luis? Ci sto arrivando, Hyde. Luis è sospettato di quell'omicidio. La notte che è stato ucciso Danny, aveva addosso dei soldi per un affare. Quel denaro è svanito insieme alla vita di Danny. Lui era un amico di Danny, ma ha fatto perdere le sue tracce lo stesso giorno in cui hanno ucciso Danny. La Nile vuole ritrovare a tutti i costi i propri soldi, per questo sta cercando Lewis. Il mese scorso hanno scoperto dove è finito. Devono volerlo davvero per arrivare in questo posto dimenticato dal mondo. Mi chiedo perché lo lasciano tranquillo anche se sanno dove si trova. Perché credono che Lewis sia solo una pedina. C'è qualcuno che muove i suoi figli. Nile. Mi sembra incredibile sentire parlare della Nile in questo hotel. È solo un caso. Le cose accadono davvero per caso. Non ho mai creduto del tutto alle coincidenze. Non mi fare discorsi difficili. So solo che questo è un caso. C'è un'altra cosa che ti devo dire. Sai da dove venivano i soldi che Danny aveva quando l'hanno ucciso? Era il ricavato di un'asta segreta di opere d'arte. Ma allora? C'era dentro anche Bradley? Può darsi. Perciò Luis. Sì, magari sa qualcosa su Bradley. Un'ultima cosa, Ed. Hai trovato tutti gli oggetti segnati nell'elenco degli ordini? Certo, sta tranquillo. Ottimo. Ora ti devo lasciare, ma mi farò sentire appena riesco. L'amico di Luis era dentro la Nile. Potrei interrogare Luis al riguardo. Andiamo alla ricerca di Luis. Tanto sono le 6:10, tra un po' si pappa. Luis aveva detto Rosa di andare ad apparecchiare, quindi immagino sia tipo
da quelle parti nella cucina? Cioè nella sala da pranzo, no? Sta arrivando qualcuno. Danek. Ah, sei tu. Se sono io, qual è il problema? Senti, che vuoi? Sempre non facciamogli la prima domanda perché è troppo sospetta. Dove è Lewis? Boh, ah, grazie. Ah, a proposito, Rosa mi ha detto che voi due siete amici, più o meno. Avrei bisogno di parlargli. Certo, dovrebbe essere al lavoro a quest'ora. Forse puoi trovarlo in cucina oppure nella sua camera. Dov'è la cucina? Guarda, devi passare da questa porta alle mie spalle e la trovi sulla sinistra. Se non è lì, allora starà perdendo tempo in camera sua. Scusa, ma ora non ho tempo per andare a chiamartelo. Perciò va pure tu a cercarlo. Adesso devo andare. A dopo. Danny si allontana. Noi non facciamo parte dello staff eppure siamo qua dentro. Dispensa. Andiamo a vedere se è in camera. Deve essere questa la stanza di Lewis. Yeah! Che ci fai qui? Senti, che vuoi? Voglio parlarti di una cosa lontano da occhi indiscreti. In particolare da quelli di Rose e di Danny. Uff, va bene, vieni dentro. Entro nella camera di Lewis. Senti, Lewis. Adesso che vuoi? Non ti basta annoiarmi in corridoio? Devo sopportarti anche in camera? Dobbiamo parlare. Tu dovrai parlare. Io non ho niente da dirti. Va via. Non posso. Devo assolutamente parlarti, Lewis. Cosa accidenti vuoi dalla mia vita? Quando ti ho parlato della Nile, sei impallidito. Perché? Mi serve saperlo. Non ho voglia di parlarne. Non farmi arrabbiare, Lewis. Parla. Adesso ne parli. Ma pensi di essere onnipotente? Non puoi obbligarmi a parlare. Lewis, so perché non vuoi parlarne. Il tuo amico morto era dentro la Nile. Eh? Come lo sai? Queste sono le domande rosse. Quando ci sono le domande rosse si sta arrivando a una conclusione, si scopre qualcosa. Chi diavolo ti ha parlato di Danny? Sei in una brutta situazione, Lewis. La Nile ti sta cercando. Cosa? Ehi. La prima è troppo stupida, l'ho saputo dalla polizia di Los Angeles. Che diavolo posso fare ora? Me ne ero andato da Manhattan proprio per questo. Quando hanno fatto fuori Danny, sono spariti un sacco di soldi. La Nile pensa che li abbia presi tu. Non ci credo. Rilassati. Rilassati, come fa? Li hai presi tu? Sei stato tu? Stai scherzando, vero? Non so niente di quei dannati soldi. La Nile crede che lavori per qualcuno, eh? Ti lasceranno tranquillo per scoprire chi muove i tuoi figli. Se no dove sei, mi aspettano. Non mi uccideranno, almeno per adesso, vero? È questo che mi vuoi dire? Sì. Che storia. Che ho ucciso Danny. Qualcuno ha fatto fuori Danny. Chi è stato? Ma non sei stato tu, vero?
Certo che no. Cosa ti passa per la testa? Come ti passa per la testa che posso essere stato io? Allora chi è stato? Ecco, parla, se non sei stato tu chi è stato? È stato Jay. Jay? Danny l'ha sempre chiamato Jay. I soldi che Danny aveva addosso? Dove sono? Dove sono finiti? Li ha presi lui. Quello che ha fatto fuori Danny. Quindi Jay. Perché hai lasciato Manhattan? Forse... perché Danny è morto? Perché Danny è stato ucciso, giusto? Dopo l'omicidio del tuo compare hai deciso di filare. Ho ragione, e questo è il motivo. Non posso credere che non abbia niente a che fare con la morte del tuo amico. Hai ragione, ha molto a che fare con quello. Noi avevamo un piano. Volevamo lasciare la città se il lavoro di Danny fosse andato in porto. Volevate mollare tutto? Sì, volevamo. Perché? Te lo spiego, anche se so che non capirai. Io e Danny eravamo come fratelli. Non avevamo famiglia o parenti. Eravamo due teppisti senza nessun futuro. Ma non volevamo vivere tutta la nostra vita rubando autoradio e portafogli. Perciò stavamo pensando di andare in un altro posto e iniziare una nuova vita. Eravamo proprio due bambocci a credere che fosse possibile. Cosa è successo? Ci servono soldi per lasciare la città. Danny aveva trovato un grosso colpo per fare un pacco di soldi in una botta sola. Ho cercato di fermarlo, sapevo che era troppo rischioso, però non ho voluto sentire ragioni. Se mi avesse dato ascolto. Chiedemoli prima dal grosso colpo. In che cosa consisteva questo grosso colpo? All'inizio voleva solo rubare il dipinto dell'angelo, ma poi ho cominciato a parlare sempre più in grande. Alla fine voleva rubare tutto quello che c'era in quel magazzino. Tutto quanto non mi sembra un'ottima trovata, non dirlo a me, ma non è stata un'idea di Danny. Era tutto un piano ordito da Jay. E Danny ci è caduto dentro. Un piano di Jay. Adesso gli chiediamo chi è Jay. Chi è Jay? Uno della Nai. Danny lavorava sempre con lui. L'hai mai incontrato? No. Me ne ha parlato Danny. Mi ha detto che era uno specialista di frodi assicurative. Faceva assicurare delle opere d'arte collezionisti per cifre assurde, poi le faceva rubare dalla Nai. Si intascava anche i soldi dell'assicurazione. Quando la situazione si calmava, la Nai rivendeva la merce sul mercato nero. Danny aveva addosso i soldi ricavati da una di queste vendite ed è stato ucciso. Quella notte Danny era insieme a Jay. Così mi ha detto. Finito il lavoro avremmo dovuto cenare assieme. Ah, Jay! Perché Danny è stato ucciso? L'hanno fregato. In che senso? Chi è stato fregato? Danny doveva rubare un dipinto da un magazzino della Nai. Credo che fosse il dipinto dell'angelo, ma è riuscito soltanto a farsi ammazzare. No, aspetta, non è andata proprio così. Quel furto non è stata una sua idea. L'idea era di Jesse, abbiamo capito. Che cosa è il dipinto dell'angelo? Non lo so, Danny lo chiamava così. Mi ha detto che aveva trovato questo grande dipinto in un magazzino della Nai. Non riuscivo a pensare ad altro. Sembrava valesse una fortuna. Pensavo di poterlo vendere e campare di reddito tutta la vita. L'hai mai visto? No, ho solo sentito i discorsi di Danny. Che c'è? Non capisci un maledetto accidente di tutto questo. Danny, la Nai non sai da che parte girarti, eh? Perché tu invece sì? Sicuramente più di te. E allora illuminami. Avanti, stupiscimi. Parliamo.
parleremo della notte in cui Danny è stato ucciso. Eravamo d'accordo che l'avrei aspettato in un locale, ma quello non si faceva vedere. Ho iniziato a preoccuparmi e sono andato al magazzino della Nike di cui mi aveva parlato. Quando sono arrivato davanti alla porta, bang! Ho sentito degli spari dal capannone. Mi sono nascosto e ho sbirciato dentro. Sai che cosa ho visto? Ho visto un uomo con un cappotto e una pistola fumante in mano. Ma non solo. In fondo al magazzino c'era qualcuno per terra. Danny. Sono passati 3 anni, non scorderò mai la data. 24 dicembre 1976. Quindi Danny è stato ucciso da... è stato Jay. Danny era là dentro a terra, stava sanguinando e respirava a fatica. E io ero disarmato, non potevo far niente se non aspettare che Jay se ne andasse. Quando ho raggiunto Danny era troppo tardi. Mentre lo stringevo mi ha sussurrato delle parole all'orecchio. Mi ha detto che l'avevano fregato, che Jay era uno sbirro. Poi mi ha chiesto scusa per non aver trovato i soldi per andare in California. Danny, perché? Lewis, agente 8, ti ricordi cosa mi hai raccontato prima nel salone? Hai parlato dell'indagine sulla Nile. Mi hai detto che il tuo collega si era infiltrato. Allora ho fatto 2 più 2. Cosa? Guarda questa foto. Ma, proprio così. Quella in mezzo è Danny. Quella a destra è... Bradley, Jay. Capisci ora? Il tuo collega, il tuo caro amico, ha fatto fuori Danny. Gli sbirri l'hanno mosso come un burattino per la loro dannata indagine. L'hanno usato e poi l'hanno buttato nel cesso quando non serviva più. Tanto a chi ne frega dei teppistelli come noi, eh? Vogliamo meno di niente. Poi gli hanno sparato sul muro, eh? Beh, si meritava anche di peggio. L'avranno beccato quelli della Nile e si saranno sbarazzati di lui. Magari è per questo che hai perso il posto. Il tuo compare è stato scoperto e la tua poltrona è saltata. No. No? Cosa no? Non è andata così, Lewis. Bradley, non è stata la Nile a sparargli. Ma sono stato io. Eh? Bradley ha tradito troppe persone, compresa la polizia. Quel giorno, quando ho scoperto che cosa aveva fatto, l'ho inseguito. Sono White. È successo un casino, Bradley ha... Cosa hai detto? Il corpo di Bradley non è mai tornato a galla. Mi sono preso la responsabilità di quella pallottola e ho mollato la polizia, anche se non l'avrei mai detto. Roba da non credere. Quel tipo ha tradito anche te. Deve essere stato terribile. Quanto lo devi odiare, eh? È per questo che lo credi ancora vivo allora. Ora ci sono, agente Aid. Ho capito. Lui è il motivo che ha fatto... che ti ha fatto diventare un venditore. Stai cercando tracce di Jay, cioè di Bradley. Accidenti, che storia. Perché non collaboriamo? Collaborare? Se è vero quello che dici, la Nile mi sta dando la caccia. Però io il denaro di Danny non l'ho neanche visto. E mi ritrovo in questa situazione per colpa del tuo compagno. Se Bradley è davvero vivo, potremmo acchiapparlo, impacchettarlo e spedirlo a Nile con un fiocco. Stai parlando sul serio? Certo. Siamo sulla stessa barca. A questo punto è meglio collaborare. Devo rifletterci, Lewis. Ti farò sapere più tardi. Bradley ha ucciso uno della Nile e ha rubato il denaro. Perché diavolo l'ha fatto? Per il dipinto dell'angelo? Ha tradito tutti quelli che conosceva per uno stupido dipinto? Bradley.
Prendiamo fiato un attimo. Meglio ragionare bene su tutto ciò che è successo finora. Summer mi ha portato il mio pacco e io ho controllato l'elenco degli ordini. Uscito dalla stanza, mi sono imbattuto in Rosa, alle prescole pulizie. Mi ha parlato un po' di Luis. Rosa mi ha detto che Luis ha perso la testa per una donna, ma come si chiama? Ellen è la vecchia e l'altra, Iris, è la tizia di fronte a noi, la modella. Esatto. Rosa ha detto che Luis ha perso la testa per Mila. Quando ho beccato Luis che si nascondeva nel deposito della biancheria, mi ha parlato di una strana storia che circola su questo hotel. È una storia di fantasmi, legata ad uno strano fatto. Ma quando è successo? 10 anni fa. Allora, 10 anni fa era la storia. 5 anni fa era il fatto che Dunning aveva comprato l'hotel per una miseria. 3 anni fa sono successi i fatti sia ad Hyde che a Lewis. I fatti della Nelly, insomma. Esatto. Una bambina è stata uccisa in questo hotel 10 anni fa. È un caso ancora irrisolto. Luis mi ha spiegato che tutti gli oggetti smarriti sono custoditi in ufficio. Ho controllato che Dunning non ci fosse e sono entrato per continuare le ricerche. Nello scheggio ho trovato qualcosa, ma cos'era? Ho scritto lettera rossa. Esatto. Dopo aver aperto la serratura combinazione dello schedario, ho preso la scatoletta rossa che era segnata sulla mia lista. Quando sono uscito dall'ufficio ho incontrato Lewis. Voleva sapere se stavo parlando di lui a Rosa o a Dunning. Temevo che potessi raccontare i suoi vecchi crimini, ma io mi faccio i fatti miei. Poi, quando ho parlato con Ed al telefono, ho scoperto una cosa interessante su Lewis. Che cosa? L'anello sta cercando. Esatto, Ed mi ha raccontato un fatto di 3 anni fa. Una storia di un amico di Lewis, ucciso e derubato del denaro che aveva addosso. Ho deciso di parlare con Lewis e l'ho raggiunto nella sua camera. Gli ho fatto qualche domanda per sapere perché era uscito dal giro e perché aveva lasciato Manhattan. Alla fine lui si è ceduto, mi ha confessato tutto quanto. Ho scoperto che un poliziotto sotto copertura era coinvolto nell'omicidio del suo amico. Come si chiamava l'amico di Luis? Danny è il proprietario dell'hotel, Jeff Angel della 213. Esatto, l'amico di lui si chiamava Danny. Luis mi ha raccontato che Danny è stato tradito da un poliziotto sotto copertura. Era un agente che stava indagando sulla Nile. Quel poliziotto era Bradley. Grazie a questo fortuito incontro con Luis sono riuscito a capire varie cose. Ho cominciato ad annodare diversi fili che erano rimasti sparsi finora. Però c'è ancora una cosa che non riesco a capire. Perché Bradley ha tradito la polizia, la mia fiducia? Bradley, non so dove tu sia e cosa tu stia facendo. So che in questo hotel potrò trovare le risposte che cerco. Un uomo si è fermato qua 6 mesi fa e aveva il mio stesso nome. Sento il tuo odore, Bradley. Stanotte l'Hotel Dusk mi rivelerà altro su di te. Bene, bene, bene. E così si conclude il capitolo 2. Quindi adesso non ci resta che salvare e concludere anche il gameplay. Perfetto. Capitolo 3. 28 dicembre del 79. 6-7 del pomeriggio. Va bene ragazzi, siamo di nuovo in camera. E quindi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video gameplay. Come al solito vi chiedo di
lasciare un commento sotto il video per farmi sapere che cosa ne pensate appunto di queste nuove scoperte che siamo riusciti ad ottenere, queste nuove informazioni che siamo riusciti ad ottenere. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!